Sin dal 1995, anno della sua nascita, Fondazione Sodalitas promuove in Italia la diffusione della cultura della responsabilità sociale d'impresa. Aderiscono oggi a Fondazione Sodalitas oltre 90 grandi imprese, coinvolte nell'implementazione di iniziative innovative nei quattro ambiti della sostenibilità: il lavoro, il mercato, la comunità, l'ambiente. I suoi fondatori volontari sono manager che, conclusa la propria carriera professionale, supportano pro bono, con le proprie competenze manageriali, le organizzazioni no profit e le scuole, contribuendo alla crescita del terzo settore e all'accompagnamento dei giovani nel passaggio dalla scuola al lavoro. La prima edizione del Sodalitas Social Award è stata avviata nel 2003 nell'ambito della prima campagna europea sulla CSR promossa dalla Commissione europea. Nelle sue prime 10 edizioni il Sodalitas Social Award ha visto la partecipazione di oltre 1.400 imprese con più di 2.000 progetti innovativi. L'edizione 2013 del premio, realizzata in collaborazione con Sofidel, si è arricchita della European CSR Award Scheme, quale categoria speciale, cui sono stati candidati 52 progetti da parte di grandi aziende e 16 iniziative da parte di PMI. Complessivamente, l'undicesima edizione del Sodalitas Social Award ha visto la partecipazione di 192 imprese con 244 progetti. Gli agricoltori sono i custodi della terra. Sanno quanto impegno ci vuole per coltivarla e quanta cura occorre per proteggere i suoi frutti. Per questo Barilla ha realizzato insieme a loro un decalogo per la coltivazione del grano duro. Il decalogo Barilla suggerisce di scegliere in base al territorio la migliore varietà di grano duro e di utilizzare seme certificato e conciato interrato al momento più opportuno e nelle giuste quantità. È necessario contenere le erbe infestanti in modo tempestivo per garantire così un raccolto ottimale. Il decalogo, infine, propone a chi coltiva il grano duro di estendere i principi di sostenibilità a tutto il sistema aziendale, favorendo la biodiversità e rispettando le buone pratiche agricole. Con la popolazione indigena del Chaco Paraguayo si sta cercando di rivalorizzare e scattare le erbe tradizionali medicinali native. L'obiettivo del progetto è trasformare e elaborare le piante medicinali più diffuse attraverso la microimpresa gestita da giovani indigeni. Una tiene in maniera particolare a questo progetto in collaborazione con COPI perché vogliamo contribuire a salvare i saperi degli indigeni e per capire se ci sono dei principi attivi che possono contribuire all'industrializzazione di nuovi farmaci biologici in Italia. Il progetto Your Choice, Your Project è una delle principali attività che UniCredit Foundation sta sviluppando. Questo progetto ha due punti caratteristici, il primo di finanziare progetti relativi agli anziani e ai giovani ed il secondo relativo al coinvolgimento dei dipendenti di UniCredit. Solamente negli scorsi due anni abbiamo coinvolto 40.000 persone sulle 160.000 che sono impiegate in UniCredit alla partecipazione e alla scelta delle best practices e dei migliori progetti che noi stiamo sviluppando. Tra le attività più importanti che UniCredit Foundation ha sviluppato nello scorso anno ci sono gli Alzheimer Café. Ormai è una linea progettuale che abbiamo adottato. Si tratta di interventi a favore del sollievo delle famiglie che accompagnano i malati di Alzheimer. Abbiamo selezionato lo scorso anno 4 startup di Alzheimer Café insieme ad UniCredit Factoring e sono 4 progetti che sono in corso di attività in questo momento. Nel totale abbiamo realizzato 15 progetti di Alzheimer Café. L'agricoltura è sicuramente un'area dove innovazione e sostenibilità possono dare frutti molto interessanti. La sfida è come fornire agli agricoltori degli strumenti per il supporto alle decisioni che li aiutino a coltivare in modo sempre più sostenibile le proprie culture. I cittadini chiedono sempre più informazioni sul profilo etico delle aziende e quindi le aziende devono essere
sempre più trasparenti e aperte. Per noi di Guna non è uno sforzo, perché noi produciamo farmaci senza effetti collaterali e quindi già di per sé questo è una mission etica. E poi proprio nel nostro DNA c'è forte il credo che possa esistere un business dal volto umano. Io credo che le prospettive di sviluppo possano essere enormi, però certo è che oggi si parla troppo di innovazione sociale e troppo poco si pratica l'innovazione sociale. Credo che sia più nel riferimento alla prassi che non nel riferimento alla teoria. Per questo noi amiamo quegli innovatori sociali che si presentano con progetti concreti, misurabili, valutabili e scalabili nel tempo.